Ciao ragazzi, oggi in questo video volevo farvi vedere una funzione particolare della Roland JDXE che vi consente di avere 8 pattern anziché 4. Come potete vedere, infatti, io premendo il tasto Shift magicamente ho 8 pattern, normalmente sarebbero 4. Come si fa questo lavoro? Adesso innanzitutto vi faccio sentire questo brano demo che ho fatto poco prima di fare questo video. L'ho fatto proprio per farvi capire la cosa. Io lo fermerò nel momento in cui la Roland normalmente finirebbe sui 4 giri. 1, 2, 3, 4. Ok, la Roland normalmente avrebbe 4 pattern. In questo caso qua io ne ho 8, come? Adesso vedete come gira il brano. Infatti ho delle variazioni su tutto il brano, cambia sia il basso sia la parte di solista. Fateci caso che sono 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sostanzialmente la funzione qual è? Si chiama scale setting, dove dovete andare nel menu e scorrendo le varie voci trovate scale setting. Premendolo, vedete che adesso è impostato un 32esimo. Guardate bene questo cursore qua e guardate se premo Shift, vedete che ne ho 8. Guardate quando lo metto a 16, non so se avete notato che si sono tutti ravvicinati gli step. Se io lo rimetto a 32, vedete, tac 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 tac, cosa succede? Che noi praticamente abbiamo 32 step per ogni giro anziché 16. Per cui il segreto qual è? Mettere la scala da 16 a 32, infatti se la metto a 16 ne trovate 4. La mettete a 32, ne trovate 8 di pattern e naturalmente di dimezzare il tempo. Questo perché? Perché se io vado a tenere il tempo normale, che sarebbe 120, come normalmente, vedete che va velocissimo. Perché dimezzando il tempo noi andiamo a utilizzare sempre lo stesso numero di step, ma se andate a vedere ad esempio la parte di batteria, vedete che anziché essere 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 come dovrebbe essere normalmente, è distanziata. Perché? Perché abbiamo più step nello stesso tempo. Infatti ecco perché abbiamo 8 pattern, perché in questo modo qua la lunghezza del brano viene divisa su 8 parti anziché 6. Questo ci consente di avere dei giri maggiori, più lunghi, con delle variazioni maggiori, ci consente di avere più parti di batteria. Ad esempio, qui se io vado a mettere lo scale setting a 16, vedete come si sono riavvicinati i colpi di batteria, va sempre uguale, però abbiamo meno step. Se io ad esempio vado a mettere un Charleston, tipo questo qua, ipotesi, state bene attenti alla velocità. Vedete che li ho riempiti tutti? Se io vado a metterlo a 32 nuovamente, vedete che è rimasto uno spazio vuoto. Questo ci consente innanzitutto di avere una risoluzione maggiore per ogni pattern, cioè di avere una risoluzione a 32 step anziché a 16, e di fare anche dei giri più complessi, perché dimezzando la velocità noi appunto possiamo avere uno stile più lungo. Infatti, in questo pezzo che ho fatto io, se voi ci fate caso, il basso fa un giro in un modo e un giro in un altro. Questo è il primo. E questo è il secondo che varia. È un po' complessa da capire questa cosa, però poi vedrete che quando lo fate poi capirete come funziona. Vi spiego i passaggi principali. Allora, innanzitutto, naturalmente lo scale setting da 16, che avete 4 pattern, lo portate a 32 e ve ne trovate 8. Bene ragazzi, io so che è stato un po' complicato questa cosa, a dire il vero è anche difficile per me trovare le parole adatte per spiegarvelo, perché bisogna capirla questa cosa. Vi consiglierei innanzitutto di provare a fare degli esperimenti e vedrete che sarà una cosa molto utile. Io per farvi vedere vi metto anche un'altra parte che avevo registrato prima, sempre con questi 8 giri.
vedete che è lunghissimo. Questo vi consente appunto di avere dei riff più lunghi, dei passaggi, anche dei giri di batteria. Potete, insomma, è utile utilizzarla questa funzione. Naturalmente dovete dimezzare la velocità, perché con la stessa velocità ottenete una risoluzione maggiore. Se invece dimezzate la velocità, ottenete una lunghezza maggiore. Per cui pattern length sempre a 4, scale setting a un 32esimo, vuol dire 32 step per ogni pattern. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto io vi invito a mettere un bel like, a iscrivervi al canale, a farmi sapere i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!